Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è il 1° novembre e come si usa? Aspettate che chiudo un attimo il forno che ho sotto la cucina perché. Come si usa qui da noi il 1° novembre? Oggi è il giorno di ogni santi. E auguri a tutti, intanto. Si fanno ceci e costine. E quindi io ho messo su stamattina, adesso è già un'ora e mezza che cuociono. Ci ho messo anche una gamba di sedano e tagliata a pezzi grossi e una carota. Adesso lo lascio andare ancora un pochettino e poi mangiamo. E voi invece, dalle vostre parti, siccome comunque so che mi scrivete, commentate da diverse zone, cosa si mangia tipicamente il giorno di ogni santi? Fatemelo sapere sotto nei commenti. E niente, adesso sto facendo due lavoretti, così poi ci mettiamo a mangiare. Intanto questo cuoce ancora. Più cuoce, più le costine sono tenere, più è tutto più buono. Quindi lo lasciamo cuocere ancora un pochino. E ci riaggiorniamo poi dopo. Cosa stai facendo, Pia? Cosa stai facendo? Stai pulendo? Perché hai fatto un disegno? Che brava! Ecco, quelli non erano da cancellare, ma va bene lo stesso. C'era una lista della spesa. Per fortuna c'erano solo due cose. Attenta, aspetta. Ok, così. Lo metti a posto? Che brava. Non ci sta quello, amore mio, lo dobbiamo mettere un po' sotto la lavagnetta. È scritto anche un po' sopra il filo. Adesso metto a posto, va bene? Così facciamo la pappa, ok? Va bene. Sì, vuoi salutare i ragazzi? Qua, qua. Hai sbagliato? Eh? Hai sbagliato, vabbè, non fa niente, puoi sempre cancellare, ok? Lo mandi un bacino qui? Allora, è ora di cena e mangiamo la pasta col pesto stasera e poi ci sono da finire ancora due costine. Ma vi volevo chiedere una cosa, voi quando condite la pasta, la condite direttamente nella pentola e poi portate in tavola tutta la pentola? Oppure tipo la condite nella pentola e poi però la mettete in una boule e portate in tavola la boule? Oppure la condite direttamente dentro la boule? E volevo farvi questa domanda così per chiacchierare, per anche confrontarsi, per scambiarsi opinioni. Io per fare prima la condisco nella pentola e porto in tavola la pentola. C'è da dire che in realtà se ci sono ospiti sarebbe più carino metterla in una boule oppure addirittura fare i piatti qua vicino e poi portarli. Non mi servono, portali a posto. E poi portarli già a tavola con la pasta dentro. Però tanto. Come vedete la casa per il momento non può ospitare tantissimi ospiti perché è un po' strettina, quindi va anche bene così. Però io in genere la condisco nella pentola e poi porto in tavola la pentola. Fatemi sapere invece voi come fate, come vi trovate meglio, perché, se è una cosa che vi hanno tramandato, come per dire la tovaglia, mia madre ha sempre messo la tovaglia e quindi per me il tavolo senza tovaglia non è un tavolo preparato.
Io ho sempre visto mia madre stirare e quindi per me le cose non stirate non riesco a metterle nell'armadio, cioè proprio più forte di me. Certe cose, certe altre, tipo gli asciugamani, i calzini, le mutande, sì, però vabbè, fatemelo sapere sotto nei commenti. Io adesso scolo lì, condisco qui e andiamo a tavola. E non so se ci riaggiorniamo dopo oppure ci riaggiorniamo direttamente domani. Comunque, ci vediamo per voi tra un poco, per me, boh. Buongiorno bambine. Forza, dai, alzatevi così ci prepariamo per andare a scuola, ok? Mi è appena arrivato il messaggio che Giorgia e Manuel sono sull'autobus. Quindi ci siamo, possiamo andare, ok? Dai, forza. Giada sta ancora dormendo praticamente. È seduta, ma gli occhi ancora chiusi. Buongiorno, allora stamattina io e Pia abbiamo pensato di fare colazione insieme a voi. Abbiamo messo su l'acqua per farci la tisana e intanto mangiamo i biscottini, quelli che abbiamo fatto ad Halloween, cioè che le bambine hanno decorato. Io Brava, cosa stai mangiando tu? Sì, ma quello lì è unca? Brava. E invece io ho preso il fantasmino e sono venuti così. Belli alti, sono proprio buoni, buoni, buoni. No, ci sono E anche la glassa è rimasta bella, cioè non era troppo spessa, quindi non sono troppo stucchevoli, ecco. Però sono buoni, infatti, tipo la luna, vedete che si vede ancora sotto proprio il biscotto qua. E quindi sono buoni, hanno quel tocco in più di dolce, ma non troppo. Volevamo ringraziare tutti i nuovi iscritti. E ringraziare anche tutte le persone che hanno guardato i vlogging e dirvi che questa settimana, spero, dovrebbe arrivare la macchina nuova. Ovviamente, sarete con noi anche quando l'andremo a ritirare. E tutto quanto la vedrete, insomma, insieme a, cioè noi l'abbiamo già vista perché l'abbiamo scelta, però la vedrete insieme a noi subito. E spero che arriva questa settimana perché non ne posso più di stare senza macchina, di non poter andare a comprare le cose, di non potermi muovere, non poter, diciamo, adempiere a tutti gli impegni che avevo anche preso tramite i bambini, tipo Giada, ginnastica artistica, Giorgia, hip hop. Sta andando per grazie alla mamma di Nicole, grazie a mia sorella che magari me la riporta, se no veramente non, è veramente un casino. E quindi niente, speriamo che arriva. La lavastoviglie che sentivate in sottofondo si è spenta perché è saltata la luce. Guarda la luna, è appiccicata.
a me. È buona? No. La zucca, secondo me, tra tutte, è quella che è venuta meglio. Mamma! E non perché l'ho fatta io, proprio come è rimasta la glassa ferma, anche il verde. È venuta molto carina. E dicevo con le bambine che mi piacerebbe farli anche a Natale. Infatti in questo mese sperimenteremo varie frolle senza glutine per trovare quella perfetta. E mi piacerebbe fare anche per Natale biscotti glassati, così come abbiamo fatto adesso per Halloween. 1, 2, 3. Ma beh, finisci quelli lì, non puoi continuare a prenderne. È arrabbiata? Arrabbiata con la mamma. Sei arrabbiata con la mamma? Ti sei arrabbiata? Non mi parli? È arrabbiata. Finisci il cappello, mangia la luna, poi dopo allora puoi mangiare la zucca. Non puoi morderli tutti. Allora, adesso siamo già un po' più in là, sono 1:15 credo, stanno per arrivare Manuel, Giorgia e Nicole, le bambine sono già arrivate, è già arrivato anche Gabriele e sul pianerottolo, prima di uscire per prendere le bambine, ho trovato la Degustabox. Adesso la andiamo ad aprire insieme. E poi vi faccio vedere bene nel dettaglio quello che abbiamo trovato all'interno. Però ormai penso l'avete vista già in tutti i canali, dappertutto ormai, perché mi è arrivata un pochettino dopo, perché ho pagato un pochettino dopo. E quindi niente, vabbè, la vado a aprire. Eccomi qui, ho tirato fuori tutto, ci sono le brioche integrali di qui e 7 cereali e semi con latte fresco e vaniglia, gentilini al cacao, passata di pomodoro Agromonte siciliana, la birra, questa fustea, tè nero, limone e lemongrass, il dietetic, Fonzis,
Questi qui non vedo l'ora di assaggiarli, gusto lime e cocco. I Lindor doppio cioccolato che sono senza glutine, Fruittella che sono senza glutine, c'è anche scritto qui senza colore, cioè solo colori naturali, solo aromi naturali senza glutine. Due piccolissime Coca zero zuccheri. Barrette, due piccoline della Loacker, Dark Milk e Dark 60%. Poi succo di frutta alla pera, della Santal, questi biscottini con cioccolato e basta. E poi volevo farvi vedere, se per caso siete interessate, a prendere il calendario dell'avvento. C'è il tempo limitato e basta mettere il codice avvento 2021 per avere uno sconto. E vi lascio sotto in info box anche il link per arrivare direttamente per prendere una degusta box se siete interessati ad avere uno sconto. Già direttamente dal link arriverete al sito già con lo sconto applicato. Invece per questo qua bisogna scriverlo, avvento 2021. Io l'ho preso, arriverà verso metà novembre. Scusate. E non vedo l'ora perché ho visto il calendario dell'avvento della Degusta Box dell'anno scorso, che alcuni canali l'avevano fatto vedere, ed era veramente fantastico perché dentro si trova proprio cibo come si trova in una normale Degusta Box. E quindi comunque è un calendario dell'avvento super super utile. Va bene, adesso vi lascio con le chiacchiere. Vado a mettere a posto questa roba, preparo il tavolo così mangiamo. Allora, dopo aver finito il pranzo, volevo farvi vedere che abbiamo sistemato il cassetto della cassettiera. Così adesso è tutta perfetta con tutti e quattro i cassetti. Beh. Allora, eccomi qui. Mentre sto aspettando che la cena, cioè che l'acqua bolle così butto giù la pasta, volevo farvi vedere, siccome una ragazza di voi me l'ha chiesto, ma io non mi ricordo il nome, me l'ha detta l'altra volta che mi ha chiesto anche lo shampoo. Ma mi sfugge assolutamente il nome. Comunque, lei mi ha chiesto che prodotti usiamo per la cura della persona, eccetera, eccetera. Abbiamo finito qualche prodottino, non troppi perché non sapete, non so se lo sapete, ma non mi piacciono molto i video prodotti finiti, infatti non li guardo mai. Anche se in realtà secondo me sono utili perché comunque se vuoi provare un prodotto, così almeno sai prima cosa ne pensa. Cioè, sai il parere di un'altra persona, anche se secondo me i pareri sono molto personali, perché quello che piace a me magari può tipo non piacere a Giada o magari non piacere a Sabrina, quindi che siamo della stessa famiglia. Quindi figuriamoci persone diverse, di famiglie diverse. Però vabbè, adesso vi faccio vedere questi prodotti finiti nostri. Allora, uno e il primo è questo qui, della Chantecler, i concentrati. È ammorbidente, questo qui è quello sali marini e fiori di loto ed è buonissimo, lo annuso ancora qui perché è buonissimo, è veramente buono e si sente anche sui vestiti poi Una volta dopo, lavato. una volta che sono lavati, quando sono asciutti, si sente tantissimo. Quindi questo qui, se lo trovate e non l'avete ancora provato, io ve lo consiglio perché è veramente buonissimo. E adesso lo diamo a Sabrina così lo butta in un sacchetto. Poi, un'altra cosa che compro sempre e che mi piace tantissimo è questo Dexal additivo disinfettante bucato, che poi ancora di più in questo... No, nel sacchetto non ci sta più. Lì c'è un sacchetto grosso. E è buono però per via delle scelte ecologiche che vorrei iniziare a fare, questo qui non va bene, volevo cercarne uno naturale. Quindi se voi sapete cosa posso usare come disinfettante per il bucato naturale,
fatemelo sapere sotto nei commenti, che così io, girando così, e poi lo cerco quando avrò di nuovo la macchina e lo prendo. Comunque questo qua è veramente ottimo e io finora mi sono sempre trovata bene, e lo usavo anche per Pia per disinfettare i suoi vestiti quando era piccina. Poi, e quello lì lo prendo all'Eurospin, il Dexal appunto. Poi questo qui sempre dell'Eurospin, sì, c'è anche scritto dietro. Questo shampoo qui per i capelli colorati, che avevo preso quando abbiamo fatto un po' tutti quanti le tinte, sapete, nel periodo di quella primo lockdown, di pazzia. E, un buon... facciamo la pasta con sugo col tonno. Ok. È un buono shampoo. Non, ma noi li proviamo tutti, a parte io che, come dicevo, dovrei usare solo Head & Shoulder per via della mia allergia, perché con gli altri shampoo mi vengono tutte le pustoline in faccia, però sostanzialmente è un buono shampoo. Lo uso anch'io. Sì, non ha un gran profumo, però è un buono shampoo. Poi, come bagnoschiuma della Neutromed, che può darsi anche che ne ho ancora, comunque abbiamo usato questo miele Elisir, che è profumo di gardenia bianca con estratto di miele, questo qua, ha un profumo buonissimo, si sente il miele, la gardenia, cioè proprio buono, 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 quindi anche questo qua se lo trovate ve lo consiglio, perché se vi piacciono i bagnoschiumi con un profumo dolce, questo qui è buonissimo, vai. Poi, vabbè, il Vidal si sa che è buono, punto. Non sento tanto un... Ah, perché è al talco, ok. Non capivo perché sentivo questo profumo, perché è al talco, però il Vidal comunque in generale sono buoni come bagnoschiumi, quindi. Poi, questo qui sempre della Neutromed, è Power Rivitalizzante, è un doccia shampoo, quindi va bene sia per colpo che per i capelli, ma questo qui non ha un profumo, è più da forza, uomo, perché è da uomo, quindi, quindi è un profumo un po'. Poi questo qui che non si sa da dove viene, non si sa da dove viene, perché dietro non c'è scritto neanche, vabbè, comunque questo shampoo qui, forse la marca è Care Professional RSPA, è uno shampoo antiforfora con antibatterico, guarda che ti picchio, con antibatterico e senza parabeni e... Sì, l'abbiamo provato. Però ha un buon profumo questo. Molto, molto buono. No. Poi c'è quest'ultimo shampoo qui. No, scusate. Beh, shampoo sì. Questo qui è per un uso frequente, detergente, c'è scritto detergente delicata, uno shampoo vitalizzante, anche questo qui è dell'Eurospin, sentiamo il profumo, bah, non ha un gran profumo, ecco, se li cercate profumati questi qui no, non lo sono tanto. E poi l'ultima cosa che vi faccio vedere è questo bagnoschiuma dell'Yves Rocher ai fiori di loto, questo ha sempre un odore molto dolce, quindi se non vi piace, dolce e fiorato, quindi se non vi piacciono queste due cose assieme, non fa per voi, però è veramente molto buono questo qua. E basta, abbiamo finito, come vi dicevo non ce n'erano tanti, infatti penso che farò così. Ogni tanto magari teniamo da parte qualche cosa che finiamo e poi ve lo faccio vedere. Così almeno ne parliamo e vi dico le mie impressioni. Anche perché se tengo per troppo tempo le cose che finiamo, poi quando arrivo a parlarvene non mi ricordo più. E quindi preferisco farlo
magari nei vlog farvi un pezzettino dove vi dico questo l'abbiamo provato, ci siamo trovati bene, ci siamo trovati male, ma almeno sul momento me lo ricordo. Se passa un mese e poi non mi ricordo niente. Quindi adesso vado a mettere sul sughetto e sale nell'acqua e noi ci riaggiorniamo più tardi. Farvi vedere che cosa mi ha portato Luisa mentre portava a casa Giorgia. Aspettate, va. Ta-da! Il calendario dell'avvento di Yves Rocher. Ovviamente non lo apriremo adesso, ma lo apriremo durante i Vlogmas, così scopriremo insieme che cosa c'è dentro le caselline. Non lo so, ho visto che qualcuno ha fatto il video di spacchettamento, ma io non l'ho guardato perché voglio che sia una sorpresa. E niente, adesso lo vado a mettere a posto, lo metto insieme agli altri e aspettiamo questo primo di dicembre con ansia. Giada? Allora, io sono qui, ho già fatto dei lavori, però poi si è svegliata Pia, quindi sono venuta perché prima di alzarsi prende un po' di bubù. Poi si alza e fa colazione. Questo muro non lo sopporto più. Ho parlato con l'imbianchino, mi ha dato delle istruzioni e mi ha detto che appena arriva la stufa, che così almeno c'è un caldo, diciamo, regolare, allora poi può venire perché dice se lo do adesso, tra che piove e se non c'è la stufa non riesce ad asciugarsi, quindi creiamo più danno di quello che c'è già. Per quanto riguarda la muffa. E niente, quindi adesso stavo guardando che ho visto una macchia. Adesso sto appunto dando la bubba a Pia e poi tra poco ci alziamo. Io ne approfitto di questo momento ancora di pausa per salutarvi, per chiudere il video, per ringraziarvi veramente tanto per tutto l'appoggio e per tutto quello che avete fatto cioè anche in questi vlogging e non solo, proprio in generale, perché comunque certe volte si dà per scontato, ma se io tengo compagnia a voi vi assicuro che voi ne tenete tantissimo a me e mi avete aiutato anche in questa situazione, come sapete, difficile, in questo periodo difficile, a spronarmi e a ripartire. Quindi vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacione e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao! One, two, three.